Buongiorno, voglio leggere un brano per introdurre il discorso che intendo fare. Il mero elenco dei colori, o se vogliamo dei pigmenti colorati che compongono una tela di Picasso, non rende l'opera d'arte, così come del resto è probabile che per capire che cos'è e perché l'arte ci emoziona, non ci serva molto avere contentezza di quale zone del cervello si attivano quando ci relazioniamo con essa. Il ritratto di Gertrude Stein è qualcosa di più rispetto al numero di toni di marrone con cui gioca il pittore e all'insieme delle qualità formali del dipinto. E d'altra parte l'esperienza artistica non può essere spiegata soltanto illustrando il funzionamento del cervello. Se aggiungiamo poi alcune opere, ci emozionano, altre ci insegnano, altre ancora non fanno che né l'una né l'altra cosa. Il quadro è completo. Il teorico riduzionista dovrà immaginare una strategia che includa sotto l'etichetta esperienza artistica le configurazioni neuronali più diverse, quelle che attivano alla presenza di opere che emozionano oppure viceversa, quelle che si attivano alla presenza di opere che non emozionano. Ma allora che cosa distinguerà questa configurazione neuronale da quella che si attiva, poniamo, in presenza del riconoscimento di un oggetto ordinario, di un'opera didascalica, qualità estetiche e non estetiche? Dubitiamo che ricerche di questo tipo, peraltro interessantissime sotto il profilo scientifico, possano aiutarci a comprendere per quale ragione consideriamo l'arte di Picasso più significativa di quello dell'amico, eccetera, eccetera. Ora, a mio avviso, questo brano è assolutamente privo di senso. Privo di senso. Perché? Per una ragione molto semplice. Cioè, tanto dà per scontato che un'opera d'arte emozioni. In secondo luogo, trascura un particolare che è fondamentale. Cioè, quando le persone vanno al museo, il mio amico Ugo Nespolo ha fatto un quadro tempo fa a questo proposito, no? Vanno al museo, voi se osservate, guardano l'opera e poi si avvicinano per vedere il nome dell'autore. Quindi non è l'opera in se stessa che attiva l'emozione, ma il nome dell'autore, che è un logo, una sorta di richiamo inconscio a tutta la serie di induzioni mediatiche che hanno dato risalto a quell'autore. Ora, se noi per esempio leggiamo Cogeve in un suo testo sull'arte, afferma un'opera, una volta su 100 che Picasso mette i colori su una tela, crea un'opera d'arte. Ora, quanti sanno questa cosa? A parte che la citazione di Gertrude Stein è già di per sé sbagliata, perché se c'è un quadro triste e assolutamente poco emozionante, è proprio questo. Quando Gertrude Stein vide quel quadro, disse: "Ma non mi rassomiglia per nulla". E Picasso, questo è uno dei tanti aneddoti che si creano intorno ai personaggi, pare abbia risposto: "Ti assomiglierà, ti assomiglierà". Quasi a significare che l'artista possa avere interpretato a priori
come sarebbe diventata Gertrude Stein. Adesso non so se questo è vero o non è vero, però sicuramente l'aneddotica sull'arte, sugli artisti, su questi personaggi, è una serie di invenzioni o comunque di argomentazioni che poco hanno a che vedere con l'arte. Quindi, tutti i discorsi che vengono fatti, gli studi sul linguaggio, eccetera, e l'arte è un linguaggio, danno per scontato che le persone seguono e capiscono interamente il significato di un linguaggio. Purtroppo non è così. Purtroppo non è così. Ecco, la letteratura, per esempio, noi vediamo delle opere che vengono celebrate, che però non hanno un reale contenuto particolarmente significativo da un punto di vista della struttura e della costruzione linguistica. Vengono celebrate perché per un qualche ragione, che non è sempre decifrabile, rientrano nell'immaginario collettivo, cosiddetto. Questa è un'altra frase retorica a cui ricorro anch'io. L'immaginario collettivo che cos'è? Il martellamento dei media, dei libri, dei giornali su un determinato argomento. Per esempio La strada di Kerouac, ecco, è uno di quei libri il cui significato e contenuto è piuttosto modesto, però è diventato, come si dice, un libro di culto. Ecco, questa è un'altra espressione, un libro di culto. Ora, i percorsi dell'induzione psichica delle persone, la distinzione tra una reale comprensione e un'autonoma emozione, secondo me sono importanti. Cioè c'è l'emozione di massa, quando noi vediamo, lo cito spessissimo, questi enormi assembramenti di persone ai concerti di cantanti rock, che si autoesaltano, magari hanno fumato, magari hanno bevuto, magari no, non lo so, ma si autoesaltano in movimenti ed esaltazioni che poco hanno a vedere con la musica. Cioè non è giustificato, non c'è se facessimo un discorso commerciale qualità-prezzo, ecco, non c'è un rapporto tra ciò che proviene dal palco, dal palco dove il cantante fa la sua esibizione e ciò che recepisce il pubblico. Non c'è un rapporto. Eppure sono tutti lì estremamente agitati, estremamente, tra virgolette, emozionati. Per cosa? Se dovessero spiegarlo, probabilmente non lo saprebbero spiegare. E questo è il grande dramma proprio, non uso a sproposito la parola, della modernità. Queste masse eterodirette che credono di decidere le loro azioni e non sanno neanche determinare le loro emozioni. Questa è una triste verità, temo. Ecco. Ecco, facciamo un esempio. Supponiamo che una persona qualunque, una persona normale, uno di noi, si trovi di fronte a un grande personaggio, personaggio noto alle cronache, rappresentato nei telegiornali, insomma, una persona, come si dice, famosa. Supponiamo che ci trovi di fronte. Ora, secondo voi, qual è la ragione per cui questo tipo, la persona che si trova di fronte a questo tipo, si emoziona? Praticamente non sa molto di questo tipo, salvo quello che viene letto sui giornali.
non è in grado spesso di valutare la reale, come si dice, il reale spessore umano di questo individuo. Però si emoziona, si sente imbarazzata, no? E come mai? Ecco, questa è l'emozione, che è esattamente il contrario della ragione. Quindi molte delle reazioni che noi viviamo, a cui siamo indotti, sono reazioni indotte, non sono reali, non sono sentite. Quando una persona si trova di fronte a un quadro di Picasso, se per esempio venisse scoperto un quadro di Picasso sconosciuto, facciamo questa ipotesi, assolutamente ignoto, e venisse scoperto, e venisse esposto senza scrivere, senza dire che è un quadro di Picasso, susciterebbe la stessa emozione? Ecco qual è il problema. This is a question. E allora come dobbiamo spiegare questa cosa? Dobbiamo spiegarla nel fatto che noi siamo etero-emozionabili e non siamo in grado, in realtà, di decidere la natura e la ragione delle nostre emozioni, delle nostre reazioni. Questo è sempre più vero. Quando noi, ricordo che tempo fa un gruppo di cantanti, non ricordo il nome, eccetera, soggiornò in un albergo di Milano e ricordo che una madre, quindi una persona adulta, si alzò presto al mattino per portare la figlia fuori dall'albergo per aspettare che uno più di questo componente, di questo gruppo, eccetera, si affacciasse al balcone. Ora, per carità, noi diamo tutto per scontato, ormai siamo in un tale bailame di confusione, di irrazionalità, per cui tutto ci sembra accettabile. A me sembra una follia pura. Io sottoporrei quella madre a un accurato esame psichico, psicologico e psichiatrico, perché secondo me c'è qualcosa che non funziona e induce la figlia, allo stesso modo come le madri che portano nel marsupio i bambini ai cortei, quindi mettono già l'induzione, c'è già questa predisposizione a determinate manifestazioni. Tanto è vero, per esempio, che in Italia negli ultimi 60 anni o quant'è, non c'è stato un solo anno in cui non ci sia stata una manifestazione di studenti contro il ministero di turno. Stranamente quest'anno che al ministero dell'istruzione c'è una semi-analfabeta, una persona che presenta una laurea falsa, paradossalmente ci sono meno dimostrazioni. Questa è la realtà nella quale viviamo. Quindi, se il discorso della lettura dell'arte è affidato a mentalità di questo tipo, non c'è da stupire che emergano artisti il cui valore è assolutamente, diciamo, per usare un eufemismo, discutibile. E questo produce una progressiva degenerazione di tutto il discorso sull'arte, sulla cultura, gli argomenti che noi trattiamo continuamente. Perché non c'è una vera consapevolezza, non c'è un'autodisciplina, una capacità psichica di distinzione, un controllo delle proprie emozioni. Quasi viene considerato un difetto il controllo, la gestione, come si dice oggi, delle proprie emozioni. E quindi è chiaro che a quel punto tutto va bene, cioè non è poi difficile distinguere il grano dall'olio. Ecco, e questa è la realtà vera di una situazione
che non viene presa perché? E la ragione è, come ho ripetuto infinite volte nei miei interventi, parte dall'asilo, parte dall'origine. Quando i bambini all'asilo vengono indotti a pensare che il loro mettere le mani sui colori sia un'otta artistica. Quando viene data un'enorme importanza all'emozione. Infatti è un mondo femminilizzato, in cui l'abbandono del controllo diventa quasi una questione positiva. Ecco, questa è una riflessione che secondo me andrebbe fatta con molta attenzione. Io lascio questa riflessione a voi, dopo aver espresso le mie opinioni, come al solito, per quello che valgono, e voi naturalmente farete le vostre valutazioni e trarrete le vostre conclusioni. Buongiorno.